Cuori nerazzurri, un saluto da Roberto Scarpini, collegati con lo stadio Giuseppe Meazza, pronti per l'ultima gara del 2022 a San Siro, ufficiale, perché poi inizieranno i mondiali, torneremo con Inter-Napoli il 4 di gennaio, ospite il Bologna di Thiago Motta. Recuperano loro il tocco fuori per Lucumi, Orsolini, il tiro, la deviazione, il gol. Fortunatissima questa giocata, il tiro impatta il corpo di un giocatore del Bologna e la palla va dentro per il vantaggio dei rossoblù. Palla per Dzeko, la fa correre, attenzione, Dumfries, Likoyannis lo chiude, poi Dzeko, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, il Cigno, quarto gol stagionale. Dopo la doppietta a Sassuolo e gol al Milan, c'è un gol anche per il Bologna. Di Marco, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol! Dimas! La tirata secca sul palo alla destra, Inter in vantaggio con il secondo gol in campionato in questa stagione di Di Marco. Parte Ciala, palla dentro, come testa, è gol, è gol! E gol, 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 il Toro! 3-1 al 41, che fa anche rima. Gliel'ha messa sulla testa, gliel'ha messa sulla testa il pallone del 3-1. Il movimento per Di Marco che sbuca qua dove non te l'aspetti. Salta l'uomo, vede la porta, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol! Il sinistro alla recova di Dimash! Doppietta, arriva lì dove non te lo aspetti. E al minuto 3 c'è la doppietta di Di Marco per il gol del 4-1. Il cross di Di Marco, Dzeko, reclamano il fallo di mano, vogliono il calcio di rigore. Vediamo, mano aperta, tutta la vita a rigore questo. Dice calcio di rigore, fischia l'arbitro, Ciala, il tiro, è gol, è gol, è gol! 5-1 con il rigore di Çalhanoğlu. Va nello spazio Dzeko, eccolo servito, è solo contro il portiere, il tiro, è gol, è gol, è gol! È gol, è gol, è gol! Il gol di Robin Gosens, siamo 6-1. Finisce con la vittoria rotonda per 6-1 dei ragazzi contro il Bologna.